Vi piace questa nuova disposizione? Certo, soprattutto perché c'è questo bel ragazzo. Ecco, vedi, io lo sapevo che Cam sarebbe subito arrivata a lanciare un altro talento campano, perché come avete visto vi stiamo mostrando ogni settimana un po' di ragazzi che sono impegnati nelle discipline dalla velocità al motocross. Questa sera si tratta di velocità e infatti è con noi Gennaro Sabatino. Ciao a tutti e ringrazio Carmen per il complimento. Poi, non è molto molto tenera, però vedrai poi dopo esce anche un po' di acidità. No, non è vero. Guarda che viso dolce, no? Non potrei mai. Dolce, ma questo quando va sulla moto ci dà il gas. Allora, io vi consiglio di non cambiare canale, perché questa sera parleremo ovviamente di velocità con Gennaro, parleremo del campionato italiano Maxi Scooter, ci sarà spazio anche per un test, turismo, insomma, cioè, non sappiamo più. Più di questo, ragazzi, vi dovete solo spogliare voi, però non penso che... Non credo proprio. Siamo d'accordo. Che parleremo parecchio di Superbike. Vabbè, parleremo anche di Superbike, bravo Giovanni, ci tieni questa sera a parlare sì, di Superbike. Tantissimo. Però prima di, ovviamente, parlare di Superbike, insomma... Cerchiamo di capire un po' chi è Gennaro Sabatino. Noi lo conosciamo da anni perché era piccino, insomma, correva con le mini moto, siamo passati alla 125, si è stato anche protagonista negli ultimi due anni, insomma, del campionato italiano, grazie anche ad Aprilia Junior GP, un progetto bellissimo che dà la possibilità a tantissimi giovani come te di entrare nel mondo della velocità. Però parliamo subito del 2010, insomma, perché tu hai già effettuato alcuni test su una Yamaha R6 stock, perché quest'anno sarei impegnato nel CIV stock, sì. Giusto? Sì. Niente, quest'anno abbiamo iniziato a Magione il nostro primo test per vedere come andavamo, lo svezzamento, e poi il team ha deciso di portarmi in Spagna a provare sul circuito di Albacete per tre giorni. In Spagna, circuito che tu tra l'altro conosci. Sì, no? Conoscevo perché ho fatto due gare di europeo, una del CEV. In Spagna poteva andare meglio, però abbiamo lavorato molto sulle sospensioni e poi stesso dalla Spagna siamo andati a Monza, dovevamo fare due giorni di test, ma a causa del meteo ne abbiamo fatto solo uno. E niente, è andato abbastanza bene, mi ci trovo bene, anche perché è molto più facile della 125 GP. Ecco, prima ne parlavamo anche con le ragazze, insomma, più facile, spieghiamo perché magari a chi non... Cioè, io da come la vedo io, dal mio punto di vista, una cosa c'è da imparare sulla 600, il freno motore, c'è da lavorare tanto. Poi, a differenza del GP, col gas puoi fare quello che vuoi, invece col GP on e off e basta. Quindi per me questa è l'unica differenza che c'è. Io volevo anche, tu hai parlato di sospensioni, ricordiamo che insomma nel team M2 Racing, che è il team... che quest'anno ti accompagnerà, c'è un nostro carissimo amico tra l'altro tecnico sospensioni, che è Gianluca Colatosti, che salutiamo. Tazzo, che è anche meccanico. Sì, infatti ci stiamo organizzando l'anno prossimo per un team che sta curando anche a te. Sì, la sì, moto. Sì. Complimenti, non lo sapevo questo fatto. Le sospensioni. Ti vedremo impegnato nel campionato italiano velocità femminile. Sicuramente. Cavizzano, che tra l'altro, insomma, so che è nato, cioè sappiamo che è nato un motoclub proprio apposta per te. Sì, è nato un motoclub grazie a tutti i miei zii, perché sono appassionati anche loro, e questo motoclub si chiama Calvizzano GG74. C'è tuo zio proprio come presidente? Sì, cioè, tra l'altro stasera è qua. Sì, è qua mio zio, che mi segue sempre dappertutto, è anche, diciamo, l'unico fra tanti che davvero si sta impegnando per farmi correre. E poi, cioè, oltre a ringraziare lui in particolare, ringrazio anche tutti gli altri membri. Bene, parleremo ancora di te. Tu immagino hai visto la gara da Superbike questo sì, settimana? Sì, l'ho vista. Anche perché da ex pilota Aprilia, insomma. Ha fatto piacere che Biagio abbia detto tutte le mance. Tornando a Gennaro Sabatino, allora, parlavamo di test. Sì. Parlavamo di differenze con tutto quello che hai fatto fino adesso, ovviamente. Poco. Secondo te, il campionato italiano, che comunque nella Stock 600 vede tutta una serie di piloti fortissimi quest'anno? Sì, quest'anno la Stock è la più... quella che c'ha più piloti, anche perché è la più vista. Cioè, poi tutti i ragazzi delle 125 vanno nella Stock, è una categoria molto combattuta, per me è anche la più bella quest'anno. Certo. Ragazzi, avete qualche cosa per Gennaro? Sì, ho visto che proprio quest'anno correrà anche Alessia Pulita. Sì. Cosa ne pensi di questo ingresso femminile? No, io conosco Alessia già da tre anni, da quando faceva la Coppa Italia, la Junior GP. È una delle poche ragazze che va veramente forte, è una delle poche ragazze da ammirare. Senti, come hai cominciato tu con le due ruote? Io ho cominciato, cioè, con le mini moto, da quando avevo 5-6 anni a Taranto, mi ricordo, dove papà... A Taranto con le mini moto. Senti, questa cosa. E dove feci il primo ingresso in pista con la minimoto con le rotelle.
papà mi mise con la minimoto, mi mise le rotelle e mi mise in pista. Poi niente, io a me piaceva anche il calcio, però poi scelsi di fare la moto perché anche papà, sì, papà aveva anche questa passione. Sì, papà c'aveva questa passione e io ho cercato di diciamo seguirlo. Di provarci. E anche grazie a lui, cioè soprattutto grazie a lui, stiamo andando avanti. E poi cosa è successo con la cartellina? E poi niente, leggevamo Motorsprint insieme e leggevamo questa cartolina dove potevamo inviarla e c'era una selezione su 300 piloti, ne prendevano 30, facevano un trofeo e facevano queste 5 gare che il primo andava a fare il CIV, io arrivai secondo, feci 4 pole, una vittoria e scelsero di prendere anche me e da lì è poi incominciato tutto. Stiamo parlando del progetto Junior GP. Sì, Junior GP, che ringrazio tutti perché anche grazie a loro ho cominciato questa mia esperienza verso le due ruote, quindi un grande ringraziamento va anche a loro. Ma ora ritorniamo e parliamo con JJ. Che cosa ti aspetti da questo 2010? Niente, da questo 2010 mi aspetto molte cose. Però in primis mi aspetto di fare molta esperienza perché è il mio primo anno e poi se viene qualche vittoria, qualche pole, bene, se no non fa niente, non ci lamentiamo. E poi vorrei ringraziare il mio preparatore fisico Arturo Di Mezza, che grazie a lui sto notando molti cambiamenti fisicamente e poi anche Cuomoto. E poi c'è il nostro Didi, il nostro amico Salvatore Palumba, anche sì, intermediazioni SRL. Bene, io devo anche fare i complimenti, devo dire la verità, alla tua famiglia, perché insomma ormai ti conosco da un bel po' di anni, e perché poi dietro a questi ragazzi ci sono sempre mamme, papà, sorelline, anche la tua la vediamo anche in un'immagine ritratta con Valentino Rossi. Sono quelle famiglie che poi accompagnano i ragazzi in questi percorsi, in giro per l'Italia, in giro anche per l'Europa. Perché soltanto con le famiglie poi i ragazzi che hanno talento hanno la possibilità di insomma di mostrarlo e di vederlo. Quindi mamma saluto anche a mamma e papà. Ti viene a vedere, viene a vedere le gare. È ovvio. Cioè, e come fa? Credo che mamma e papà siano sempre non vai piano. Sono sempre presenti alle gare, no? Sì, sì, sono presenti perché poi per me la famiglia è un elemento dove ti aiuta tanto in moto, perché il ti fa stare bene con la testa, non hai pensieri, non hai problemi. Anche perché tu hai appena 17 anni e mezzo, sì. Quindi per forza ci devono essere mamma e papà, sì. Insomma, in questi contesti.